Amici carissimi, buongiorno, buon inizio settimana, ben trovati all'appuntamento meteo con Chioggia Azzurra. Dunque, la situazione non cambia più di tanto da ieri, nel senso che questo anticiclone azzurriano si sta facendo strada a sondi spallate verso est, dunque si sta posizionando anche sulle nostre regioni settentrionali e meridionali, allargando quello che è naturalmente una stagione che si profila ancora lunga dal punto di vista termico. Nel senso che già da oggi domani le temperature cominceranno a risalire di nuovo, portandosi su valori nettamente superiori alle medie stagionali del periodo, come peraltro sta avvenendo da qualche anno. Posso dire che forse oggi domani un po' di nuvolosità in transito medio-alta ci sarà, ma in un contesto naturalmente abbastanza sereno, con cieli tersi e puliti. Ovviamente la situazione andrà migliorando e si manterrà su questi ritmi almeno fino al 17-18 di ottobre, stante le carte che abbiamo in mano. Addirittura possiamo già allargare la visione tra venerdì e sabato, allorquando, oltre questa spinta anticiclonica diciamo occidentale, avremo anche una risalita di aria molto calda dal Marocco che porterà temperature ancora più elevate rispetto ad oggi. Naturalmente lì avremo le classiche eccezioni delle nevi, delle foschie che normalmente si verificano stante lo scambio termico notte e giorno dalle nostre latitudini. Avremo sicuramente, come vi ho già detto ieri, un'inversione termica molto forte con nottate tra gli 11 e i 10-11 gradi e le giornate che piano piano si portano tra i 21 e i 23 gradi. In alcuni casi supereremo anche i 27 gradi in alcune zone dell'interno, ovviamente. Al momento non si profila nessun tipo di cambiamento dal punto di vista pluviometrico, quindi la siccità continua e continuerà soprattutto anche nelle zone nord-occidentali che sono molto più protette rispetto alla parte orientale. Statisticamente quella più portata ad avere il cambiamento stagionale effettivo. Quindi ci aggiorniamo alle prossime giornate e vi auguro una buona giornata a tutti.